Ragazzi, sono pronto a parlarvi del Minardi Day. Sì, sono pronto. Non ho il microfono, non sono vestito, l'immagine non è scontornata bene, non c'è la luce. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Minardi Day vi ci porta sul serio. Venite con Ebbene sì, eccomi qui con la mia camicia per nulla appariscente e con la mia valigia per nulla distrutta, guidare in direzione Bologna per portarvi con me al Minardi Day, ovvero non ho guidato per tutto il tempo, diciamo che mi sono goduto il mio status di VIP. Buongiorno, c'è una voce che parla sotto, ma noi siamo testardi, lo facciamo lo stesso. Perché stiamo iniziando questo vlog qui? La risposta è alle nostre spalle. Quindi, benvenuti al vlog sul Minardi Day. Ciao ragazzi. Iniziamo in maniera incredibile con una rosella e proseguiremo in maniera altrettanto stupefacente. Quindi, state con noi perché oggi si piange, probabilmente. Però, siamo veramente al settimo cielo. Iniziare con l'osella è già qualcosa di meraviglioso. In breve, Autodromo Enzo Edino Ferrari di Imola, Minardi Day 2021, la Formula 1 dimenticata, c'è. Stiamo avendo la sindrome di Stendhal davanti al tiro alle 6 ruote, non ci muoviamo più di qui adesso. È una pelle d'oca, ragazzi, davvero. Vedere queste macchine qui che hanno fatto la storia della Formula 1 è veramente, veramente emozionante. E vi sto raccontando tutto questo mentre vi faccio vedere, insomma, tutto quel ben di Dio che si vedeva all'interno dei box, all'interno della postazione, diciamo, radiofonica, perché per un bruttissimo mio errore di inesperienza ho dimenticato a casa la memory card della mia macchina fotografica e quindi tutta l'attrezzatura video che mi ero portato dietro non ho potuto usarla. Quindi vedrete questo video girato magistralmente, oserei dire, con il mio cellulare. Oddio, la Jaguar, oddio, mi sento male. Questa è la Minardi 1989 con cui Martini fece due prime file, una ad Adelaide 89 e arrivò sesto, e poi quella Phoenix del 90 era ancora questa, persino aggiornata, la M189B, ma prima fila anche a Phoenix 90, tanta roba. Adesso metti che per caso non è quella, ci massacrano. No, è questa. Penso di essere abbastanza. Siamo sicuri. Sì. Se non è quello, poi taglieremo questo. Iuri, ti sei sbagliato perché non sono due prime file, ma in realtà è terza posizione ad Adelaide e seconda a Phoenix. Vabbè, godetevi il canto del suo motore, che quello è più che giusto. E qui entriamo pienamente nella zona Minardi, guardate che meraviglia. No, no, questa è un'osella, ho detto entriamo pienamente nella zona Minardi. Vabbè, godetevi l'osella che è sempre bello guardarla, guarda che roba, guarda che spettacolo. Ma torniamo alla Minardi, perché siamo stati in... Questa non è una Minardi, vabbè, Pierluigi Martini. Allora ragazzi, sono qui con un'icona dello sport, della Formula 1 e soprattutto della Minardi, per Luigi Martini. È veramente un piacere conoscerti, Piero. L'emozione del primo punto alla Minardi agli Stati Uniti dell'88 me la devi raccontare, perché te arrivi, prima giornata, cioè eri in 2 anni che non eri in Formula 1, arrivi e fai subito il sesto posto con la Minardi, il primo punto, che consente alla scuderia di saltare il tuo qualifico. Un risultato che è maturato, diciamo, anche dalla sofferenza. Perché nell'85 ero l'unico pilota della squadra e alla fine dell'anno tutte le colpe sono ricadute su di me, anche se era lampante che il mio motore, quello di che aveva fatto Carlo Chinti, faceva 150, 100, più di 100 km in meno rispetto agli altri. Però gli sponsor non erano contenti, nonostante poi fosse arrivato settimo e ottavo in 2 gare, e quindi mi cambiarono
e con nomi più blasonati, e io tornai in Formula 3000, dove io in Formula 3000 ho perso il campionato per un punto o due, e loro in Formula 1, anche quei piloti più blasonati, non andavano, non hanno fatto niente. Quindi Minardi sapeva benissimo che la colpa non era la mia, e quando si è trovato a metà 88 sul punto di lasciare la Formula 1 perché non avevano più budget, mi hanno detto: guarda, vieni a fare te l'ultima gara perché te la meriti e noi la vogliamo fare con te. Io sono tornato, sono andato a Detroit, ho fatto il 16° tempo in prova e sono arrivato sesto. Ho salvato la squadra dal fallimento, perché con i soldi di quel punto abbiamo potuto continuare e siamo andati avanti, e dopo è iniziata una seconda carriera per me e per la Minardi. Quindi questo ci ha portato poi a stare insieme per tanti anni. Comunque la forza, diciamo, della disperazione, della sofferenza è stata quella che è venuta fuori, e al punto che dopo 20 giri di gara ero quinto, avevo le piaghe nelle mani perché la macchina era molto pesante, molto dura, seguiva la strada, c'erano i binari del tram, perché è un circuito cittadino, e praticamente quando ero quinto e ho guardato quanti giri mancavano alla fine, mancavano ancora 50 giri, e a quel punto ho detto: ma come faccio? Arrivare in fondo, che era pesantissima la situazione. Solo la forza della rivincita mi ha permesso di arrivare fino in fondo e di portare a casa questo grande risultato. Altri 17 anni di storia della Minardi fino al 2005, quasi. Grazie a questa persona. Dopo abbiamo ricominciato di lì, dopo ci siamo tolti tante altre situazioni. Grazie Piero. E girando nel paddock siamo stati a contatto con la storia in tutti i sensi, diciamo. Anzi, il casco di Liniz è da... Poesia pura. Sì, però adesso è il momento di dare la parola al grande protagonista di questo evento. Siamo qui con Giancarlo Minardi, protagonista assoluto di questa giornata. È un piacere invece conoscerti. Voglio chiederti una domanda un po' banale forse, però cosa significa, con tutta la storia di questa scuderia, una giornata come questa per voi? Sono, l'ho detto più volte, sorpreso dall'amicizia e dall'affetto che tutto questo pubblico sta avendo nei nostri confronti. È un onore per me avere tanto amore nei miei confronti, anche perché ormai sono 17 anni che sono fuori dal mondo della Formula 1, quindi non mi aspettavo, né negli anni passati, ma compreso oggi, dopo un anno e mezzo di allontanamento forzato, di avere tanto affetto e tanta simpatia. Non possiamo che essere contenti e ringraziamo tutti voi di venire sempre qua a trovarci. Grazie mille. Non vi basta Giancarlo Minardi, rilancio. Ecco voi Luca Badoer. Luca Badoer, è un piacere immenso conoscerti. Parliamo di Minardi, un ricordo più bello che hai di questa scuderia, della tua militanza in questa scuderia? Non c'è un ricordo più bello, perché sono tutti bei ricordi. Con Giancarlo c'è sempre stato un feeling straordinario, una grandissima persona. E quindi ricordo con molto piacere tutti gli anni che ho fatto con la mia. Grazie. Ma adesso allacciate le cinture di sicurezza, perché vi portiamo in pista. Prepariamoci a vivere l'adrenalina di queste macchine che partono subito a 1000. Scherzo, in realtà Alex Caffi e la sua Triposto hanno girato per tutto il giorno e beati quelli che sono stati a bordo. Noi ci siamo contentati di starcene a bordo pista, godendoci il canto dei motori e ovviamente ringraziando chi tra lo staff del Minardi Day è stato così gentile da riconoscerci e offrirci un pass pit lane. È stato veramente bellissimo, grazie per questo gesto e niente. Che vi devo dire se non godetevi questo Dio la Jaguar?
Ce la siamo goduta fino in fondo e anche voi vi siete goduti, noi che ci godevamo lo spettacolo. Potevate fotografare altro, però grazie. E una volta finita la prima parte della mattinata abbiamo deciso di cimentarci con il simulatore. Ecco, qui si vede la differenza tra chi è abituato a giocare con il volante e chi no. Infatti vedete, oddio, vabbè, Yuri qui è andato fuori pista, ma vi assicuro che è stato uno dei pochissimi che ha fatto durante i suoi 15 minuti. E lo vedete affrontare con maestria il circuito di Imola come se lo conoscesse, infatti è così, lo conoscesse in ogni suo centimetro quadrato. La differenza tra lui e me, che non guido, tra virgolette, nell'autodromo di Imola da mai, la si vede praticamente su... Io non volevo mostrarvelo questo video, ma sono stato costretto. Diciamo che mi sono trovato più in difficoltà di Yuji della prima volta che è stato in questo circuito. Non è che non riuscissi a tenere bene la macchina, non la sapevo proprio guidare. Ero completamente terrorizzato ogni volta che arrivavo una curva, e quando mi ricordavo che c'era una curva baciavo i muri, andavo fuori pista, facevo tutto tranne che stare in pista. Ma passiamo ad altro, per piacere, andiamo avanti in questa grande... ecco, torniamo con le vetture in pista e godiamoci di nuovo questo magnifico spettacolo. In conclusione non poteva mancare una visita ai monumenti che ricordano i grandi eroi del nostro sport, ma adesso linea a me e a Yuri per le considerazioni finali su questa bellissima giornata. Quindi, resoconto finale, stiamo tornando dall'autodromo di Imola al circuito del Santerno per questo Minardi Day 2021. È stata un'esperienza fantastica personalmente, credo che anche Yuri sia d'accordo. E ci teniamo a ringraziare tutto lo staff del Minardi Day, che è stato gentilissimo, super gentile, grazie mille per averci accolto, e tutti i ragazzi che ci hanno fermato per scambiare due parole, per chiedere una foto, per chiedere anche un autografo. È stato il primo autografo che ho firmato nella mia vita, quindi grazie. E un ringraziamento anche ai ragazzi della CEA che ovviamente lavorano per la sicurezza, e come ci diceva il nostro fan, svegliarsi alle 4 del mattino è certamente un sacrificio, ma senza di loro questi eventi non potrebbero tenersi, quindi siamo veramente contenti di averli conosciuti, di avervi visti dal vivo per la prima volta. Speriamo che ci possano essere altre occasioni per farlo. Sicuramente il prossimo Minardi Day, ormai abbiamo già promesso a mezzo mondo che ci saremo, quindi ci saremo. E niente, grazie a tutti, è stato veramente bello. Un flash, Yuri, il momento più emozionante di questa giornata. Assolutamente l'incontro con Minardi, il cuore in gola e la mano tremante. Adesso mettiamo una diapositiva di quanto tremava la tua mano. Mettiamo una diapositiva, vedrete esattamente come tremava la mia mano. Penso adesso l'avrete vista, quindi adesso mi siete resi conto. Ormai ne ho fatte due di foto, esatto. È venuta un pochino meglio, quindi no, assolutamente è una leggenda assolutamente di questo sport, guarda, è dal vivo, e quindi è comunque una persona alla mano molto disponibile, come insomma, una persona tra virgolette normale. Lui come Badwer e come tanti altri che insomma, abbiamo incrociato. Grazie anche a Badwer, grazie anche a Luigi Martini. E Luigi Martini. Sta molto disponibile. Già. È stato veramente incredibile. Personalmente io credo che aver sentito dal vivo il sound della Jaguar, della Minardi e della Toyota ha risvegliato in me i ricordi di bambino che guardava le gare. Finalmente sentirlo dal vivo è stato un po' come le Madeleine di Proust per i letterati che ci seguono. Bellissimo, grazie veramente a tutti quelli che ci hanno riconosciuto, ci hanno inseguito, ci hanno fermato. È stata una piacevole novità, speriamo di incontrarci ancora con più persone l'anno prossimo, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ci si vede? Oh!
stato un piacere questa giornata con te. Prima volta che ci siamo visti. La prima volta. Speriamo ce ne siano tante altre, dai. Dai. A presto e buon rientro. Dai, anche a te, Andrea.